Faleo di fronte agli spettatori del Comunale subito dopo la partita. Faleo, dicevo, è stato uno degli acquisti più riusciti del San Marco, un pilastro, una persona abbastanza corretta che ha profuso passione, volontà e anche tecnica in questo campionato. Vorremmo sapere da lui come ha visto così nel complesso questo campionato e vorremmo sapere se per l'anno prossimo lui potrà ancora giocare con il San Marco. Beh, per quanto riguarda la questione mia personale, ci sono tutti gli intendimenti, buoni propositi di restare qui a San Marco insieme, perché l'ambiente è dei migliori e in effetti ho trovato tutti degli amici. Per quanto riguarda il camminato, penso che meglio non poteva andare, perché l'abbiamo vinto con 3, 4, 5 giornate, anche se matematicamente ancora oggi, però già da parecchio tempo che ormai il camminato, diciamo, l'abbiamo vinto. Quindi vedremo il prossimo anno. Speriamo di fare bene lo stesso e di riuscire a portare il San Marco ancora più su. Gli intendimenti ci sono. Va bene, noi ringraziamo Faleo. Intanto c'è Stilla. Mario? C'è Mario Stilla che adesso in questo momento sta uscendo dallo spogliatoio. Anche Mario Stilla, diciamo, uno degli innesti più preziosi di questa compagine. Sanmarchese di origine, così, è vissuto a San Marco. Ha fatto molto gioco nel San Marco anche quest'anno. Vorremmo chiedere a Stilla, così globalmente, come ha visto questo campionato e se secondo lui bisogna rafforzare qualche reparto, insomma, ci dico qualcosa di questo anno. Beh, io sono venuto così all'inizio pensando che la squadra non fosse molto forte, ero venuto per dare una mano, per cercare di portare la squadra almeno alle prime posizioni, però ecco, io avevo sentito parlare di Mimmo, di Tancredi, Mazzolino e qualcun altro. Non li conoscevo così nei tornei che avevano fatto durante l'estate, però ecco, in campionato non li avevo mai visti. E mi hanno meravigliato perché effettivamente hanno giocato molto molto bene, quindi penso che il merito vada a loro. Ovviamente è servito moltissimo l'inserimento di Faleo. Io ho dato una mano così, così come l'ha dato pure Contessa e c'era, però cioè, è stata una squadra abbastanza compatta. Per il prossimo anno la prima categoria è molto forte, io conosco giocatori che quest'anno hanno fatto la prima categoria, il Manfredonia, gente che ha giocato nel Cerignola, e il livello è molto più alto, quindi forse quest'anno insomma, in seconda categoria insomma, siamo andati abbastanza facilmente nelle prime posizioni. Il campionato è molto difficile, penso che ci vorrebbero almeno due o tre elementi, un portiere forse più esperto, una buona mezzala e forse qualche altro difensore. Sembra che insomma rientra Casale da San Giovanni, altrimenti ci vorrebbe pure un altro appunto. Capito, noi prendiamo atto di queste dichiarazioni di Stilla e vorremmo qui un po' avvicinare al microfono Giuseppe Contessa, vieni, il quale è così. Ecco, in questo momento abbiamo quindi a portata di microfono Giuseppe Contessa, un altro big diciamo della formazione, oggi è stato veramente in gamba in alcune sue azioni. Vorremmo chiedere a Giuseppe, lui che è un veterano della squadra, secondo lui che cosa manca oggi a San Marco per poter affrontare la prima categoria? Ma secondo me ci vorrebbero tre elementi. Penso che ci vuole una mezzala buona, molto molto buona, uno che dà una sicurezza assoluta al centrocampo. Ci vuole una punta e poi un portiere con maggiore esperienza e basta. Tolte noi un po' più vecchierelli, considerando che deve ritornare a Catterzino, per esempio c'è quel ragazzo che è molto in gamba, che sta facendo il militare, Caiafa, quindi tolta alcuni di noi un po' più vecchierelli, penso che la squadra con tre elementi soltanto può affrontare una prima categoria abbastanza bene insomma. Va bene, quindi abbiamo concluso con la serie delle interviste, stiamo ancora attendendo il capitano dello Sara, al quale vorremmo rivolgere qualche domanda. Nel frattempo qui abbiamo Nicola Palatella, col quale vorrei fare un certo discorso. Siccome della Radio San Marco è stata molto attiva, diciamo, in molte manifestazioni che hanno interessato la nostra cittadina, noi vorremmo suggerire, ecco, proprio a Nicola, che è uno dei massimi, diciamo così, massimi interpreti di queste trasmissioni, diciamo, per aver condotto sia per radio che per televisione
un sacco di giochi, divertimento, eccetera. Vorremmo chiedere se non sia il caso l'anno prossimo di istituire un vero e proprio servizio, diciamo, stampa e radio televisivo per quanto riguarda il San Marco. Beh, innanzitutto grazie per le buone parole che hai inteso rivolgermi per la mia attività radio televisiva. Per quanto riguarda un servizio, direi normale, sia attraverso la stampa che attraverso i nostri mezzi di comunicazione, io ci sto, come sai, quando si tratta di fare qualcosa a favore, in questo caso della squadra di San Marco, io sono disponibile. Però, e tu sai che non dipende da me personalmente, io posso mettere soltanto la mia opera, anche da modestissimo corrispondente di giornale, ma non troppo modesta, la verità. Io oltre a questo non ho addendati da tali da poter influire su quelli che possono essere i programmi da te auspicati, augurati e speriamo che siano fatti così come tu vuoi. Non dipende da me, insomma, tu sai. Ho capito, come la situazione. Sì, dunque vorrei sapere, secondo te, tu hai visto la partita oggi, sì. Stavi così sul podio della trasmissione. Sì. Secondo te si è temuto un po' all'inizio della partita, perché mi sembrava che San Marco non tanto ingranasse, cioè ha avuto qualche timore, no? Beh, a dire la verità io no, almeno eri sicuro? Ero sicurissimo, anche non per la modestia della squadra ospite, ma perché anche un pareggio bastava al San Marco, pareggio che si poteva anche nel peggior dei casi acquisire, perché è impossibile che un San Marco di tale fatta, tu hai sentito i giocatori, avete elogiato, incensato parecchi giocatori, come potesse e dovevamente perdere, questa è la verità. Comunque no. Noi concludiamo dicendo che San Marco sei grande, sei, si riferisce al risultato di oggi. Ah, San Marco come squadra senz'altro, è grande. Sì, 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 San Marco è grande. Vabbè, dunque, grazie. Grazie a te. Non mi dammi dello sale.